Bentrovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Elezioni Lazio e Lombardia, vince il centrodestra con oltre il 50%. Ipoacusia, l'importanza dell'udito. Pronto Senior Salute, 60.000 chiamate nel 2022. Il centrodestra vince le regionali sia nel Lazio che in Lombardia. Francesco Rocca ottiene il 53,88% e strappa il Lazio al PD che si ferma al 33,5%. Atilio Fontana invece si riconferma presidente della regione Lombarda ottenendo il 54,67%. La presidente Giorgia Meloni si complimenta con i due candidati e sottolinea come il risultato rafforzi sia il governo che il centrodestra. Ma crolla l'affluenza, il 60% degli italiani non è andato alle urne, infatti, dato su cui dovranno riflettere sia i vincitori che i vinti. Il ruolo dell'udito è fondamentale per poter socializzare e interagire con ciò che ci sta attorno. Sentiamo Mauro Menzietti, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Audioprotesisti. Sì, l'abbiamo visto durante la pandemia, l'isolamento e l'isolamento sociale, il distanziamento sociale e le mascherine hanno acuito questo senso di isolamento, in particolare delle persone anziane. Quindi immaginiamo che in un periodo storico così difficile siamo stati tutti collegati attraverso la necessità di sentirci. Pensate un po', tutti chiusi dentro casa e ci sentivamo, per cui non ascoltare era un gravissimo handicap, un gravissimo motivo di frustrazione. Ecco che in questo momento quella che io chiamo la rivincita dell'udito è stata proprio quella di dover assolutamente sentire e quindi perseguire la didattica a distanza o il telelavoro o anche semplicemente per i nostri nonni poter avere l'occasione di scambiare due chiacchiere con i propri familiari. Immaginate che sono tanti i soggetti ipoacusici, cioè quelli che hanno un problema di udito e che fanno un po' fatica ad ammetterlo. A loro dobbiamo dire assolutamente facciamo un controllo dell'udito, chiediamo al medico cosa fare se abbiamo un piccolo problema, se non riusciamo a sentire bene la televisione, se ci facciamo ripetere più volte le cose. Ecco, in questo caso ci potrebbe essere un piccolo problema di udito che va risolto e si risolve molto facilmente, come per gli occhiali, a volte basta un apparecchietto acustico che si indossa facilmente, completamente automatico, risolve un po' tutti i problemi. E soprattutto ci sono dei professionisti sanitari che sono questi tecnici dell'udito, gli audioprotesisti che siamo noi, e sono le persone che ci accompagnano in questo percorso. Non siamo soli, l'apparecchio acustico da solo non funziona, c'è bisogno di un tecnico, che il tecnico è poi quello che ci fa andare tutto liscio. Quasi 60.000 chiamate al servizio gratuito Pronto Senior Salute, con cui gli over 65 hanno risolto il 94% delle loro problematiche. Il nostro servizio Pronto Senior Salute è allo stremo e questo indica quanto sia in sofferenza il Servizio Sanitario Nazionale. Sono le parole del presidente di Senior Italia Federanziani, Roberto Messina, che mostra preoccupazione anche per il 2023. Con la carenza di oltre 25.000 medici e 63.000 infermieri, per i cittadini sarà ancora difficile accedere alle prestazioni. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 0662274404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.